la vita, che è la salvezza dell'anima nostra, qual è il fatto che ci può rovinare? Ecco, vedete, l'abbiamo detto che stamattina, la più grande sventura è sbagliare tutto nella vita, fallire nella vita e dannarci, perdere l'anima. Ma cos'è che ci può far perdere l'anima? Soltanto un male ci può far perdere l'anima, che è il vero male. Quest'unico male che ci può far perdere l'anima eternamente si chiama con nome peccato. Si è perso il senso del peccato? Ditemi se non è vero. Ecco, allora per questo dobbiamo avere idee chiare sul peccato, sulla gravità del peccato. E perché c'è l'odio contro la Chiesa? Sapete perché hanno tutti odio contro la Chiesa cattolica? Ma sentite voi mai che dicano male dei musulmani? Nessuno dice male dei musulmani. Sentite voi che dicano male dei protestanti? Nessuno critica i protestanti. Ma sentite voi che si preoccupano qui, che combattono il Papa? Sentite mai che dicono male dei buddisti? Mai! E perché danno su contro la Chiesa cattolica? Sapete perché? Perché è l'unico che dice che le trasgressioni morali sono peccati. L'unica che tiene avanti la bandiera, diciamo, che spiega il peccato è la Chiesa. Ecco perché c'è questa congiura, questa lotta contro la Chiesa, che tiene destra la rivelazione di Dio sulla gravità degli atti che noi diciamo peccati. Dunque, ogni peccato ha in sé la malizia della ribellione di Satana. Non voglio più servire Dio. La ribellione proprio. E cos'è che è il peccato di Satana? È contro la verità. Per quello Gesù lo chiama il principe della menzogna. Perché nega la bontà di Dio, la santità di Dio, la sapienza di Dio. E naturalmente nel peccato di Adamo c'è la stessa malizia che c'è nel peccato di Satana. Satana cos'è che è riuscito a mettere in testa Adamo? Dice sì, Dio c'è. No, non è che Satana abbia messo in testa Adamo che Dio non c'è, ma gli ha messo il dubbio che li volesse bene. Ecco, non ti vuol bene. E Satana è riuscito a travolgere la mente di Adamo e di Eva e li ha portati al disprezzo di Dio, alla ribellione, al comando di Dio, a rigettare Dio. E allora il peccato, sapete cosa porta dentro di noi? Sapete cosa porta dentro di noi? Il Papa lo dice, lo spiega, ma perché voi direte il Papa? Perché credo che nessuno ha spiegato bene il peccato come l'ha spiegato in questi anni il Papa. Quando facciamo un peccato, il Papa ha detto che noi portiamo l'inferno dentro di noi. Ecco cos'è il peccato. Il peccato è portare l'inferno dentro all'anima. Quando ho il peccato, ho l'inferno dentro. Perché? Com'è che io faccio a conoscere la gravità del peccato, la malizia del peccato? Io conosco la gravità del peccato e la malizia del peccato dai castighi che mi porta come conseguenza il peccato. Perché per capire la gravità del peccato dovrei capire Dio. Com'è che faccio io a capire Dio, conoscere Dio? Perché il peccato è offesa di Dio, ribellione a Dio, disprezzo di Dio. Come faccio a capire Dio? Se io capissi Dio potrei capire il peccato. Ma il peccato ha in sé una malizia quasi infinita perché ferisce Dio. Vedete qua il crocifisso, è riuscito a mettere a morte Dio. Potesse il peccato distruggere Dio, è una guerra tale, io dico al mio cervello, dico al mio cuore, dico ai polmoni, dico ai muscoli, alle ossa, a tutto l'essere mio, alla mia intelligenza, alla mia volontà, mettiamoci in guerra contro Dio. Se possiamo, distruggiamo Dio. Ecco cos'è il peccato. Guerra a Dio. E naturalmente, perché tutto in noi, tutte le cellule del nostro corpo, tutte le potenze dell'anima nostra, si sono ribellate a Dio, sapete, per questo motivo è venuta la morte. Ah, ti ribelli a Dio. Ecco la morte cosa fa? Ti butta in polvere. Vuoi metterti contro Dio? Ecco il castigo, la morte. Ci dice la gravità del peccato perché la terra è tutto un cimitero, perché siamo destinati tutti alla morte. Lo dice la Sacra Scrittura. Non l'ha fatta Dio la morte, l'ha portata su questa terra il peccato.
Ma la morte è ancora niente. La Madonna, quando è venuta a Fatima, vedete che lei ci spiega le verità eterne? Quando è venuta a Fatima, quale parola è che ha adoperato di più la Madonna? Andate a contare le parole che ha detto a Fatima, la parola che ha sempre in bocca la Madonna, il peccato, sempre. Peccatori, peccato, pentitevi dei peccati, riparate i peccati, pregate per la conversione dei peccati, castighi a causa dei peccati. Vedete, sempre. E la Madonna a Fatima, ai tre fanciulli, ha spalancato l'inferno. E allora è dalla vista dell'inferno che io vengo a capire cos'è il peccato. Ma sapete, è vero, l'inferno è più grave il peccato o è più brutto o è più grave l'inferno? Se noi andiamo a analizzare bene 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 le cose, cosa dobbiamo concludere? Che l'inferno non è ancora così brutto come il peccato. Perché? Perché l'inferno è castigo del peccato, è punizione del peccato, ma non è ancora il peccato è ancora peggio dell'inferno. E io quando faccio i peccati, ecco le opere che io compio. E dopo voi sapete, ma come mai la morte, voi direte, come mai la morte, come mai l'inferno? E sapete che nella Sacra Scrittura il peccato ha un termine che è intraducibile in italiano. Bisognerebbe avere una parola che esprimesse due concetti. Cioè, ogni peccato porta con sé il castigo. Non c'è un peccato che non abbia il castigo. Allora mettiamocela bene in mente. Quando abbiamo peccato, qualunque peccato abbiamo fatto, diciamo a noi stessi, diciamocelo, adesso bisogna che mi aspetti il castigo. È impossibile che esista un peccato senza il castigo. Allora però non è Dio che mi castiga, sono io che mi procuro il castigo. Se volete, diciamola un pochino più, ma per sé non è esatto, do in mano a Dio il flagello perché mi punisca. Ma sono io che glielo do in mano. Non è Dio che mi castiga, sono io. Perché Gesù nel Vangelo, ci sono di quelli che dicono, sì, l'Antico Testamento era il tempo di Dio che castigava. Dicono così tanti, ma nel Nuovo Testamento no, mai più. Nel Nuovo Testamento. Credo che uno dei più grandi castighi è proprio venuto nel Nuovo Testamento. E l'abbiamo ancora il castigo sotto gli occhi. Gesù Cristo ha predicato agli ebrei, vero? Ma gli ebrei non l'hanno accolto. Allora Gesù cosa dice? Di questo tempio dice, non resterà pietra sopra pietra. E dopo cosa ha annunciato? Ha annunciato l'assedio di Gerusalemme, la dispersione del popolo. Hanno rinnegato Gesù Cristo. Vedete che gli ebrei davanti a tutto il mondo sono ancora puniti per il peccato del rinnegamento di Gesù Cristo. E questa è storia. Non c'è stato soltanto il castigo degli ebrei al tempo del profeta Geremia. Non c'è stato soltanto il castigo degli ebrei al tempo del profeta Elia, non c'è stato il castigo degli ebrei al tempo del profeta Isaia, no, con Gesù Cristo, il più grande castigo gli ebrei l'hanno avuto a punizione della loro ribellione contro Gesù Cristo. Ma dopo Gesù, quando parla dei singoli peccati che possiamo commettere ognuno di noi, per ogni peccato Gesù Cristo non tira mai fuori un peccato, non nomina mai un peccato senza metterci vicino il castigo. L'avete sentito questa mattina? L'avete sentito questa mattina? Gesù ha elencato tre peccati. Per tutti e tre peccati di lingua, quando dici no, occorre che tu uccida per essere punito. No, non hai l'inferno solo se hai ucciso. Guarda che hai l'inferno anche se hai l'odio dentro. E non occorre arrivare a ferire, anche una parola, se tu offendi una persona, lo ingiuri, gli dai un'offesa in faccia, proprio lo offendi, guarda che non occorre uccidere, l'odio, anche l'offesa, guarda che hai il castigo.
Non c'è un atto, un peccato, e Gesù quanti ne elenca di peccati? Non c'è un atto contro la legge di Dio, ricordato da Gesù, senza che Gesù vicino al peccato ci metta il castigo pronto, stabilito dalla giustizia. E dunque attraverso i castighi vengo a conoscere la malizia del peccato, come Dio giudica il peccato. Il diluvio, per esempio, dunque, i peccati dell'Adamo ed Eva mi ha portato alla morte, ecco il cimitero. Per esempio gli uomini, dice la Sacra Scrittura, erano diventati carne. Cosa avevano messo? Chi adoravano? Cosa avevano messo al posto di Dio? Un idolo, un pezzo di carne, il sesso. Avevano messo il sesso, quello era il loro Dio. E cosa ha fatto Dio? Quando ha visto l'uomo corrotto, ha mandato il diluvio, ecco il castigo. Sodoma e Gomorra, peccato ancora più grande, e Dio cosa manda? Il fuoco. Li ha distrutti, ha bruciato le città. Gli ebrei quando peccavano, sempre il castigo, sempre. Ogni passo della Sacra Scrittura, qua trovate gli ebrei, ogni peccato che facevano, e c'era il castigo. Mormoravano in mezzo al deserto, vi ricordate? E Dio ci manda i serpenti velenosi, tanto per dare un'idea. Non c'è peccato che non abbia il castigo. E quello che è capitato nei tempi passati, capita anche oggi. Difatti la Madonna cos'è venuta a fare? È venuta a metterci in avviso. C'è la guerra, dice, guardate che è a causa dei peccati. A Fatima, vi ricordate? È a causa dei peccati. Se non vi convertite, ne avrete un'altra di più grande. Non vi convertite! Ah, mamma! E il Papa non ha coraggio di dire cosa è annunciato. Questo vale per le nazioni, ma vale anche per ognuno di noi. Dunque, tramite la pena, vengo a capire come Dio la pensa sui peccati. E allora quale conclusione è che devo trarre io? Che il più gran male che posso fare su questa terra è macchiarmi del peccato, mettermi contro Dio, disprezzare Dio, ribellarmi a Dio. Ecco allora cosa faccio io quando commetto il peccato. Faccio veramente il male massimo a me stesso. Non c'è male su questa terra che meriti il nome di male al di fuori del peccato. E dopo, sapete, il punto più grave che mi rivela la gravità del peccato, l'abbiamo detto. In sé ha la malizia di uccidere un Dio. E il Dio per riparare il peccato, siccome è un male quasi infinito, solo un Dio poteva ripararlo. Ed ecco io davanti al crocifisso. Sì, mi metto davanti al crocifisso e lo vedo tutto piano. Il capo di Gesù Cristo coronato di spine, vedete le mani trafitte dai chiodi, piedi trafitti, il costato spaccato, il figlio di Dio morto sulla croce, tutto sangue, e domando a Dio, ma tu perché l'hai ridotto a queste condizioni? Cosa sento dire che mi dice Dio per bocca del profeta Isaia? E me lo dice, l'aveva già visto crocifisso 700 anni prima il profeta Isaia, e aveva già domandato a Dio, dava già la spiegazione, l'ho colpito, l'ho percosso il figlio mio a causa del peccato del mio popolo. I nostri peccati, dice il profeta, sono sulle sue spalle. Ecco allora i miei peccati, sicché io quando pecco, mi dice San Paolo, l'Antico Testamento, il Nuovo, quando tu pecchi, dice San Paolo, tu rinnovi la crocifissione a Gesù Cristo, perché rendi necessaria la morte di Gesù Cristo. Ecco allora, durante gli esercizi, perché parliamo del peccato? Pensate, c'era San Pio X, che quando chiamava un sacerdote a predicare gli esercizi a lui, che era santo in Vaticano, i cardinali e i preti, San Pio X diceva, stia attento, faccia tutte le prediche che vuole, ma due non devono mai mancare, due prediche, il peccato e l'inferno. Ecco perché noi, anche se abbiamo pochi giorni, poche ore per gli esercizi, dobbiamo entrare noi stessi e fermarci a considerare, vedere nella mia vita c'è il peccato. E gli esercizi hanno lo scopo di cavar fuori l'anima dal peccato, dai peccati, pentirsi dei peccati passati e dopo così fortificarsi contro i peccati. Questo vuol dire deformata, capite, le cose fatte male, riformarle e confermarle nel bene. Bisognerebbe che avessimo la volontà di Padre Pio. Vi ricordate Padre Pio cosa dice? Io, dice,
ho una volontà fatta così, che sono disposto a affrontare infinite volte la morte nel fuoco piuttosto che determinarmi alla più piccola offesa a te. Infinite volte la morte del fuoco piuttosto della più piccola offesa. Ecco la volontà. Se noi arrivassimo a avere questa volontà, ah mamma, allora saremo santi. Voglio sapere a che punto è il mio cristianesimo. Basta che vada a vedere com'è la mia volontà a riguardo del peccato. Sapete qual è il primo grado per essere cristiani? Se abbiamo il peccato dentro, siamo figli del demonio. Nostro padre è santo. Non siamo più figli. Basta un peccato, sono figli del diavolo. E infatti Gesù, vostro padre, è il diavolo. Se ho il peccato. Adesso il primo grado, il primo punto, cioè cristiano, capite proprio, a che punto? Cristiano appena sufficiente, ecco, sei. Ma dovremmo arrivare noi in fine, avete ricordato questa mattina? Il fine nostro è l'osservanza dei comandamenti, al 10 con lode. Quando andiamo al tribunale di Dio, se vogliamo passare al paradiso, bisogna essere al 10 con lode. Mi capite cosa vuol dire essere santi immacolati? Ecco il fine. Se io non 10 con lode al paradiso, neanche che vi sognate di dire entro in paradiso. Mai più. Santi e immacolati. Altrimenti in paradiso non si entra. Niente di macchiato entra in paradiso. Allora io adesso devo andare a vedere. Ecco gli esercizi. Abbiamo capito cos'è il peccato un pochino. Ah, una malizia, proprio l'inferno. Mi metto a servizio del diavolo. Divento nemico di Dio. E guardate che non c'è atto che Dio tanto odia quanto il peccato. Vedete qua, il figlio su ti offre a espiare il peccato. Ecco qua. L'ha voluto morto per dirmi come Dio detesta il peccato. È vero che c'è l'amore di Dio che mi dice, vedi, io sono morto per te. Ma vedete la giustizia di Dio. Se prima non l'ha visto morto in croce, non ha detto basta. Allora, l'esame, a che punto sono io? Ecco, se io non faccio più peccati mortali, ecco, quando non faccio più peccati mortali, sono cristiano al 6. No, non ci sono più peccati mortali, ho l'anima staccata dal peccato mortale, ma devo arrivare al 10 con loro. Per arrivare al 7, capite, il grado che viene dopo, bisognerebbe essere staccati da tutti i peccati, veniali. Se prima io non ho distaccato l'anima mia anche da un solo peccato veniale, io sono sempre al 7. E qui dunque, qui, se qua ci sono peccati mortali, io sono del diavolo. Quando ho distaccato il cuore, ho avuto il perdono, allora comincio appena. Finché ho un peccato veniale, anche uno solo, sono sempre qua. E allora cos'è che bisogna fare? Ecco, durante gli esercizi. È la conversione. Da dov'è che bisogna cercare di passare? Bisogna cercare di passare dal 6 al 7 e tirar via non solo i peccati mortali, ma tirar via anche i peccati veniali. E quando ho tirato via i peccati veniali, cos'è che devo tirar via? Mica finita ancora per arrivare al 10 con lode, bisogna tirar via anche le imperfezioni. Niente di macchiato entra in paradiso. Ecco lo sforzo che bisogna fare per tirar via i peccati. Allora, quali sono i peccati adesso? E i peccati quali sono? Li sono. Peccato è ogni pensiero, ogni parola, ogni atto che è contro la legge santa di Dio. Quindi si può peccare più col pensiero che con gli atti. Perché Dio guarda il cuore. Da dove cominciano i peccati? Il Papa lo spiega sempre, lo dice ai giovani, state attenti, dice che Gesù Cristo non è largo e stretto. E cosa dice Gesù Cristo? Se tu guardi e desideri, hai già peccato nel cuore. Allora basta fare il desiderio, basta concepire il peccato, non occorre che tu lo faccia. Basta che tu lo desideri,
hai già peccato davanti a me, guardo il cuore. Dunque, quali possono essere i peccati? I peccati, basta analizzare i comandamenti, e i comandamenti, dice il Signore, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Ecco, ci fermassimo solo a considerare il primo comandamento, già nel primo comandamento possiamo esaminare tutta la nostra vita, cioè ho Dio al centro della mia vita, Dio è veramente Dio nel mio cuore, lo amo veramente, ho messo nella mia vita altri dei. Ecco, io se vado a esaminare la mia vita solo alla luce del primo comandamento, capisco se ho veramente Dio nel cuore o se invece sono ribelle a Dio. Ma adesso andiamo al pratico. Dio allora dice, non nominare in vano il mio nome. Ecco, c'è stata la bestemmia, c'è la bestemmia. Ecco i peccati. La bestemmia, l'imprecazione, la ribellione a Dio, la disperazione. Dopo il Signore dice, ricordati di santificare la festa. E io santifico la festa. Cosa capita adesso? Sapete cosa capita? Che tantissima gente perde la messa e cosa fa? E va alla comunione senza confessarsi. Perché pensano, sì, che perdere la messa, dicono l'atto di dolore, ma guardate che perdere la messa alla festa, non santificare la festa è peccato mortale. Allora se io vado alla comunione senza confessarmi, faccio sacrilegio. E perché è peccato mortale non santificare la festa? È perché Dio dice, io sono il tuo Signore, il tuo padrone, riconoscilo, per riconoscere, tu mi riconosci, tuo Signore, tuo padrone, se santifichi la domenica, cioè se mi consacri le 24 ore del settimo giorno, 6 giorni sono per te, il settimo è mio. Allora quando io non vado a messa, non santifico la festa, io sono un ladro perché porto a via il giorno che Dio ha detto che è mio. È peccato mortale. Bisognerebbe che voi se andate a Roma, Padre Pio, vi ricordate, bastava che uno perdesse messa alla festa, non ti dava la soluzione, anche per una messa per te. C'è a Padova un ufficiale dell'esercito che dice sempre, sono andato a confessarmi da Padre Pio, era ufficiale a Caserta durante la guerra. E dunque, era domenica, lunedì andava a confessarsi da Padre Pio. E Padre Pio gli domanda, ti ricordi altro? No, padre. Ma pensaci, dice, no, ti ricordo, no padre, e la messa? L'ho ascoltata padre, dice lui, no, non è vero niente che tu l'hai ascoltato, tu sei entrato in chiesa che era già passata la consacrazione. E infatti dopo gli è venuto in mente, no? Che il giorno prima era andato alla messa, ma era già passata la consacrazione. Ecco, vedete, allora bisogna santificare la messa. Dopo c'è il quarto comandamento, onora il padre e la madre. Chi pecca contro questo comandamento? Gravemente i bambini, no. I bambini, le disobbedienze dei bambini, cosa volete che siano? Così, sa, bisogna educarli bene, ma è difficile che un bambino o una bambina arrivi al peccato mortale contro il quarto comandamento. Chi può peccare gravemente contro il quarto comandamento? Sono i figli quando sono adulti. E per quale motivo? È quando trascurano i genitori, quando non vogliono curare i genitori, quando abbandonano i genitori, allora lì li fanno piangere. E adesso, sapete adesso, le spose, capite, supponiamo, o i generi, diciamo, che non vogliono i suoceri, ecco il punto. Le umiliazioni, non sanno altro che trovare difetti. Ecco, allora, lì far piangere i genitori. Dio dice onora. E cosa vuol dire onora? No, è mica buttata lì a caso questa parola. Dice mica di ubbidirsi. No, non si tratta di ubbidienza. Dio dice onora. Cosa vuol dire? Lo stesso ordine, lo stesso rispetto, l'onore che Dio vuole per sé, Dio vuole che sia riversato anche ai genitori, adopera la stessa parola che adopera per sé, onora Dio, ecco, lo stesso onore ai genitori, onora il padre e la madre. Ma dopo i genitori com'è che possono mancare contro il
questo comandamento, cioè danno scandalo ai figli. Perché qui non è soltanto che i figli devono onorare i genitori, ma sono anche i genitori che devono dare buon esempio ai figli. Ecco, se voi andate lì a Roma da Padre Gino, quante volte arrivano i genitori che piangono per i figli? E mi ricordo, io ho visto una coppia, per esempio, marito e moglie, che piangevano per i figli. Davanti a tutti, perché lì si vede, mai visti arrivati per la prima volta, dite, ma siete voi i primi. Voi che non andate a messa, voi che non pregate, voi che non date buon esempio. I figli non vi vedono mai in ginocchio, non vi vedono mai andarvi a confessare e venite a piangere. Ecco come si può mancare contro i comandamenti, e gravemente, lo scandalo. Dopo il quinto comandamento, neanche si parla, il quinto comandamento non uccidere, è lì l'aborto. No, è sbagliato dire aborto, perché l'aborto non è peccato. Chi mai può dire che l'aborto è peccato? Mai. È naturale, è un fatto naturale l'aborto. E c'è lo sbaglio, capite? No? Non è aborto l'uccidere i bambini prima di nascere. Non è aborto. Quello è assassinio degli innocenti. Il quinto comandamento, non uccidere. Naturalmente, se c'è un peccato che è grave, una madre, un padre, la tigre, sapete, la tigre è più buona, l'animale è più buono, mamma mia, neanche discutere, perché quando è che vedete voi una tigre che uccide i figli? Mai, mai, la tigre. Eppure, vedete, siamo arrivati a questo punto, che l'aborto oggi, la legalizzazione dell'aborto, il voto per l'aborto, ecco la gravità del peccato. Gravissimo, contro natura, insomma è indefinibile la malizia di questo peccato. Certo, dopo Dio perdona, ma bisogna che lo riconosca, bisogna che mi penta, bisogna che faccia penitenza. E i bambini che sono nati, che dico i bambini che sono stati uccisi, no, non pensiate che sia finita per i bambini che muoiono, li troviamo tutti, sapete, e tutti in paradiso. Sono martiri, proprio innocenti. E bisogna vedere che morte fanno, che morte orribile fanno questi bambini. Naturalmente, però, è un delitto gravissimo. E quando si è fatto questo peccato, dopo bisogna fare penitenza, bisogna fare opere buone. Il prete vi dirà, supponiamo, di un po' di preghiera, ma dopo uno che ha fatto questo peccato, se trovate uno che ha fatto questo peccato, bisogna che gli diciate che faccia opere buone, tante, per riparare. Ecco il quinto comandamento. Dopo sapete il settimo comandamento, non rubare, e bisogna restituire se io ho rubato. Ottavo comandamento, le calunnie, le mormorazioni, le maldicenze. È peccato più grave rubare o calunniare? E sono di più i soldi o l'onore? Ecco, bisogna che stiamo attenti con la lingua. San Tommaso dice così, che non c'è bene più grande dell'onore. Allora, uno che calunnia, uno che fa maldicenza, che fa mormorazione, fa peccato più grande di uno che ruba i soldi, l'onore. Dopo, sapete, l'onore? L'onore è una cosa grande. E io quando faccio un'ingiuria a una persona, ecco stamattina Gesù che dice, se tu insulti e ingiuri una persona, sta attento che hai l'inferno. Ecco, sarebbe come che io andassi a rubare con la pistola di giorno. Ecco, la rapina. Non rubare di notte il ladro, ma faccio il rapinatore. Se io ho il coraggio di offendere una persona in faccia, offenderla, faccio peccato come il rapinatore. Che non pensiate che la lingua sia così, capite? La lingua è peggio di una spada. Possiamo uccidere in tre modi. Si uccide togliendo la vita. Gli assassini che uccidono, i medici che uccidono, gli infermieri che uccidono. In Spagna, per esempio, anche gli infermieri che portano le donne per l'aborto sono scomunicati, anche gli infermieri, quelli che vanno con la portantina, sono scomunicati anche quelli. Tutti i collaboratori, tutti i cooperatori. Dunque si uccide uccidendo, ma si uccide con lo scandalo. Lo scandalo. Quando io faccio un discorso, dico una parola, faccio un atto che induce un altro al peccato.
Per esempio le donne che vanno vestite via, ma dico le donne, è perché la donna, anche l'uomo, certo anche l'uomo. Mi ricordo una volta a San Giovanni Rotondo e l'ho deposta al tribunale, infatti l'ho deposta al tribunale davanti ai giudici, e c'era un ragazzo che avrà avuto 9 anni, 10, aveva i calzoncini fin qua. È passato in mezzo padre e figlio, e appena era in sacrestia, la sacrestia piena così, e dice al ragazzo: dimmi, dici, dov'è tuo padre, portami qua tuo padre. E ha aspettato il padre e figlio rimasto lì finché il ragazzo è andato in cerca del papà. Quando gli ha portato davanti il papà, apri il cielo. Padre Pio, la parola più dolce è stata: sei un maiale, sei un maiale, sei un maiale. E dopo ha portato il motivo. E dice: non pensate mica, dice Padre Pio, cosa prova una ragazza quando vede un ragazzo vestito così? Chi è stato a rovinare allora il costume? Sono state le donne? No! Sono stati gli uomini primi che hanno mancato al buon costume. Gli uomini. E dopo stanno dietro le donne. Ma sapete com'è qui il peccato? È fatto così il peccato. San Paolo dice, potete andare via, insomma, diciamo, dunque porta l'esempio della carne. Ma ai tempi dei primi secoli, del primo tempo del cristianesimo, c'erano gli dei pagani. Allora i pagani offrivano sacrifici agli dei. E tante volte offrivano le vittime, no? Gli agnelli, il maiale, offrivano le capre, offrivano i buoi. E dopo la carne che veniva offerta agli idoli era data al tempio. Il tempio non la buttava mica lì, i preti non la buttavano lì, la vendevano al mercato. Allora andare a comprare la carne offerta agli idoli era come mettersi in comunione con gli dei, riconoscere gli dei. San Paolo dice: guardate che la carne è tutta, ce l'ha data Dio, è buona, tutta è tutta buona la carne. Ma dice: però sta attento, se un pagano appena convertito ti dice: guarda che quella carne è carne offerta agli dei, allora tu, quello lì, se ti avvisa, vuol dire che pensa che tu, mangiando quella carne, impigli a onorare per Dio. Allora, guarda, puoi mangiare, ma se dai scandalo, per amor di Dio, non sta a toccare quella carne. Perché se dai scandalo, fai morire quell'anima per cui Dio ha dato la vita. Sta attento a non dare scandalo. Allora San Paolo dice: voi potete andare via anche inutili, per dire, come su questo caso, così portatelo su tutti gli altri esempi. Puoi andare via anche nudo, ma se trovi uno che vedendoti nudo fa pensiero e desiderio, allora tu bisogna che ti copra. Naturalmente, se io vado vestito via male, e faccio fare un pensiero impuro, un desiderio a un'altra persona inferma, debole, fragile, che gli basta un niente per peccare, e ho sulla coscienza io il peccato che ha fatto l'anima. E me lo trovo davanti a Dio. E se quell'anima muore dopo che ha fatto il peccato per causa mia, è all'inferno per causa mia. Ecco cosa vuol dire, cosa vuol dire lo scandalo. Posso uccidere, capite, con lo scandalo, ma posso uccidere anche con la lingua quando faccio una calunnia e tolgo l'onore al prossimo. Dunque restano da esaminare il sesto è il nono comandamento, è il sesto e il nono comandamento. Vi ho detto a che punti siamo. L'anno scorso il Papa ha deposto un professore dell'Università di Washington che diceva che il sesto comandamento non esiste più. Professore all'Università Cattolica di Washington, dove andavano a scuola i preti, il sesto comandamento non esiste più, e quindi era lecito tutto, libertà completa, e faceva scuola da anni. Ecco perché il Papa va giù in America e, capite, lì affronta i vescovi, affronta i sacerdoti, affronta i teologi. Perché si è perso il senso del peccato in mezzo alla Chiesa. Vi ho detto di questi qui di Vienna. Prima era capitato a Monaco di Baviera, quella ragazza dell'Azione Cattolica, lo dico sempre, no? che ha insultato il Papa sull'altare, perché voleva che il Papa dicesse che c'è la libertà sessuale, che i giovani non occorre più che si sposino, possono fare l'amore liberamente, non è peccato. Invece nella Sacra Scrittura cosa troviamo?
troviamo che è uno dei peccati più grandi invece. Quello che oggi si pensa che non sia peccato, che non sia peccato così grave, è uno dei peccati più gravi. Sapete perché? Perché San Paolo ti dice così, ecco, ti dice, guarda che tu sei membro di Gesù. Allora, un membro di Gesù Cristo cosa vuol dire? Io sono innestato su Gesù Cristo. E allora al mio corpo devo lo stesso rispetto che devo al corpo di Gesù Cristo. Tale e quale siete membra di Gesù Cristo. E dopo dice San Paolo, glorificate Dio nel vostro corpo. Quindi devo praticare la castità. Quando io pecco sul mio corpo è come peccassi sul corpo di Gesù Cristo. No, non potete dire che non è. Se ognuno di noi, San Paolo, tutto San Paolo ci dice, guarda che sei innestato su Gesù Cristo. Quando io innesto una gemma su un albero, la gemma diventa una sola cosa con l'albero, diventa una cosa sola. Allora il mio corpo, se sono col battesimo, sono membro di Gesù Cristo, lo devo trattare con lo stesso rispetto che tratto Gesù Cristo. Se faccio peccato impuro, mi masturbo. Capite, non so, libero i peccati della fornicazione, i rapporti fatti male nel matrimonio, per dire, tutti questi peccati è come li facessi sul corpo di Gesù Cristo. Per quello vi dicevo prima, guardate che dobbiamo conformarci a Gesù Cristo. Gesù Cristo è puro, Gesù Cristo è casto, Gesù Cristo è vergine. E io, se voglio essere cristiano, bisogna che mi metta secondo Gesù Cristo, secondo la castità di Gesù Cristo, la purezza di Gesù Cristo. Ecco, tutto quello che faccio sul mio corpo ha una gravità, come fosse lesa divinità. Tanto devo considerare sacro il mio corpo. La castità, San Paolo, lettera ai Tessalonicesi, la castità è la santità del corpo. Non abbiamo detto che dobbiamo essere santi e immacolati? Il corpo è santo se è casto. Casti. E chi è che deve essere casto? Tutti quei che sono nel matrimonio e quelli che sono fuori del matrimonio. Tutti. Castità matrimoniale per chi che sono sposati. Castità perfetta per chi che non sono sposati. Tutti uguali, preti, frati, suore, giovani, chi non è sposato, chi è vedovo. Vedo, castità perfetta nel matrimonio, castità matrimoniale, ma come tocca la castità matrimoniale? Siate santi, perché siamo tempio di Dio, dice San Paolo, quando tu profani il tuo corpo, come profanassi il tempio di Dio? E la gravità dei peccati è questa. San Massimiliano Kolbe spiega così e dice, sapete, dice, quando tu pecchi, fai un peccato impuro, un atto impuro, profani il tuo corpo, vai contro la castità. Il sesto comandamento regola la santità del corpo. Quando vai contro il sesto comandamento, tu come calpestassi Dio, l'immagine di Dio. Dio ha detto, facciamo l'uomo a nostra immagine. Vi ricordate? Ecco il film. Allora io devo portare in me l'immagine di Dio, la santità di Dio, devo riprodurla nella mia vita. Quando io commetto peccato impuro, l'immagine, calpesto l'immagine di Dio. Allora, se io ho una fotografia e ti sputo addosso, la calpesto, la disprezzo, la rompo in faccia a una persona, faccio oltraggio a una persona. Ecco, quando io faccio peccato impuro, siccome io sono immagine di Dio, io calpesto l'immagine di Dio. Altro che la bestemmia. La bestemmia è un atto, capite, che mi può sfuggire di bocca così, nell'atto di ira senza riflettere. La bestemmia è peccato meno grave del peccato contro la castità, perché è ragionato, voluto, pensato, calcolato. La malizia, proprio la malizia, il peccato puro, ed è intrinsecamente perverso. Ogni peccato impuro è peccato, non ha scusante, perché non c'è motivo di farlo. Se lo fai solo a capriccio. Non hai motivo di farlo, non ha scusa. Il Papa lo spiega, è intrinsecamente perverso, non ha giustificazione. È sempre grave, sempre grave. Allora, quali possono essere i peccati del sesto e nono comandamento? Perché ve li spiego? Io vorrei che adesso tutti quei gruppi di preghiera, vorrei
cioè che studiassero così bene il catechismo, adesso hanno pubblicato a Frigento, alla Casa Mariana, sapete cosa hanno pubblicato? Un libro che è intitolato La pratica dei confessori. E cosa c'è in questo libro? C'è Sant'Alfonso, il dottore della Chiesa, quello che ha meglio spiegato di tutti i 10 comandamenti, che insegna ai sacerdoti come devono confessare, come devono confessare. E allora dice, guardate, sui comandamenti dovete fare queste domande, dovete aiutare i fedeli a confessarvi in questa maniera. E naturalmente, prima di insegnare ai sacerdoti come devono fare la confessione, nella prima parte spiega i 10 comandamenti. Quando arriva a spiegare il 6° comandamento, dice così, sentite, dice, guardate, guardate. Portate il crocifisso, dice ai professori che devono spiegare i comandamenti, portate il crocifisso in scuola e dopo spiegate tutto. Ma lì è spiegato tutto, tutto. Non occorre vedere i peccati. Lì spiega tutto, tutte le malizie possibili e immaginabili, tutte sono spiegate. Basta che il prete legga e dice, ecco qua, questi sono i peccati che uno può fare. Li mette tutti. Ma peccati che voi neanche pensate, lì li descrive tutti. Dopo pensate il testo di morale, di teologia morale alto così, è il dottore della Chiesa sui 10 comandamenti. Ecco, allora quando comincia a spiegare il 6° e 9° comandamento, dice così Sant'Alfonso, guardate, dice, che tutti quelli che vanno all'inferno ci vanno tutti per i peccati del 6° e 9° comandamento. Non perché hanno bestemmiato, non perché hanno perso messa, non perché hanno ucciso, non perché hanno rubato. Vanno tutti all'inferno, qui chi ci vanno, per il 6° e 9° comandamento. Dopo dice, se ci vanno per altri peccati, non ci vanno senza di questi. Ecco, allora che bisogna avere idee chiare. E cos'è? Quando è che io faccio un peccato contro il sesto e nono comandamento? Ve l'ho già detto. Gesù com'è che comincia a spiegare? Dice, se tu guardi e desideri, hai già peccato nel cuore. Se tu guardi e desideri un uomo o una donna, che non è tuo marito o tua moglie, hai già peccato nel cuore, come tu fossi andato a letto assieme. E quindi quelli che stanno là a vedere la televisione, per esempio, sapete quanti ce ne sono? Anche vecchi. Come? Quando vanno a vedere la televisione, bisogna buttarla via, è inutile che li studiamo. Se io guardando la televisione, perché mi metto apposta? E l'occhio è per quello qua. Se voi vedete Tobia, dici, io ho fatto un patto con i miei occhi, di non pensare a vergine, di non pensare a donna. Perché noi abbiamo l'attrazione, la donna ha l'attrazione verso l'uomo e l'uomo ha l'attrazione verso la donna, c'è questa inclinazione naturale, bisogna stare attenti, bisogna tirare via. Quando io vado a confessarmi non basta che dica il peccato, bisogna che lo detesti, e naturalmente per detestarlo bisogna che ne capisca la malizia. A quello siamo andati indietro, abbiamo detto guardate che ogni peccato è una malizia quasi infinita. E Dio mi rivela l'odio che ha contro il peccato con i castighi, sia nell'altra vita, sia in questa vita. Allora, il 6° comandamento, 9° comandamento. Sì, per esempio, sto davanti alla televisione, ma sapete quanti? Voi non potete immaginare quanti? Guardando la televisione, guardando i film, guardando. Si sentono eccitati nell'apparato genitale. Ma sei stato tu che sei stato là davanti agli occhi, con gli occhi, a guardare le serie. Se dopo tu ti lamenti, il corpo non ha colpa, è stata la tua volontà. Il corpo, poverino, tu non ha colpa. Che colpa hai corpo? Sei stato tu che l'hai messo nell'occasione. Tu con la tua volontà ti sei messo lì. E quando andavo a scuola, il professore a scuola ti spiegava cosa fa l'occhio. L'occhio porta l'immagine dentro. E l'immagine quando è entrata nel cervello, cari miei, chi la caccia di fuori è depositata. Se l'immagine qua nel cervello io non la fermo, l'immagine lavora nel cervello. Guai se l'immagine arriva a superare la soglia. Quando entra nel sistema, che non dipende più perché il sistema nervoso nostro è fatto di due,
di due specie il sistema nervoso. C'è il sistema nervoso, diciamo, quello che io controllo, per esempio il braccio, sono io che lo muovo, ma c'è un sistema nervoso che non è sotto il controllo della mia volontà, va avanti per conto suo. Quando l'eccitazione è arrivata nel sistema nervoso cosiddetto, lo chiamano parasimpatico, che non controllo più, la tentazione, l'eccitazione va avanti da sola, non la fermo più, ecco il peccato. Ma sono stato io? Ecco, se tu guardi i desideri, hai già peccato nel cuore, non occorre fare niente. Naturalmente, se ci sono gli atti impuri, quelli là sono tutti peccati mortali, tutti. Per esempio, dovete spiegarlo ai ragazzi, la masturbazione è un peccato gravissimo, contro natura. Pensate voi che Gesù Cristo si masturbi. Potete pensare voi Gesù Cristo che si masturba. Noi dobbiamo essere casti come Gesù Cristo. Ecco la regola. Gesù Cristo ha preso il corpo perché ci regoliamo come dobbiamo trattare il nostro corpo. È l'esempio, lo devo guardare su Gesù Cristo. Gesù Cristo, casto, e lui mi ha insegnato come si deve comportarsi col corpo, castità. La volontà di Dio, dice San Paolo, la vostra santificazione. E santificazione, il corpo, castità. Dopo, nel matrimonio, sapete la regola com'è? Il Papa la spiega, la riduce in poche parole. È facilissimo a capirla. Sposo e sposa. Il matrimonio non è sposalizio, non è sposo e sposa. Allora, sposo e sposa vuol dire donazione totale. E se la donazione non è totale, no, quello non è matrimonio, quello non è sposo e sposa. Allora, se tu non fai la donazione totale, nel rapporto matrimoniale, se non c'è la donazione totale, tu sei un uomo qualunque, e la sposa non è sposa, è una donna qualunque. Tu non cerchi la sposa, tu non cerchi lo sposo. Allora il Papa mi dice, solo desiderare di fare il rapporto non completo è già peccato di adulterio. Come? Con mia moglie, con mio marito, sì signore, perché tu non desideri la tua sposa, tu non desideri il tuo sposo. Tu desideri soltanto il rapporto, non per la donazione totale, desideri solo per il tuo interesse. E naturalmente se io ho fatto questi peccati, e dopo lo vedremo quando andremo avanti a considerare la confessione, se io ho fatto questi peccati e non li ho confessati, le confessioni sono tutte sacrilegie, sono sacrilegi. E cosa sentite a Roma voi, Padre Gino, ogni mattina? Ogni mattina, ogni mattina, ogni mattina, ma sembra che sia. Ogni mattina, per anni e anni, lui parla solo di due cose. Sapete di cosa parla? Di questi peccati del sesto e nono comandamento, parla mica di altri peccati. Dei peccati del sesto e nono comandamento e della confessione. Perché? Dice perché le confessioni sacrilege non si contano più. E non si contano più perché non si confessa bene dei peccati contro il sesto e nono comandamento. Naturalmente, se è peccato, se sono peccati gravi questi, sono peccati gravi. Nessuno dice San Paolo, vi inganni, guardate, i fornicatori, i fornicatori non possederanno il regno di Dio. E San Giovanni ti dice, guardate che sulla porta del cielo è scritto, i fornicatori non entreranno nel regno, fuori i fornicatori, e li mette insieme agli assassini, li mette insieme a quelli che entrano in rapporti col diavolo, li mette insieme ai ladri, li mette insieme ai calunniatori, li mette insieme ai bestemmiatori, li mette insieme ai più grandi peccati, i fornicatori. E la fornicazione, ve la fanno in pubblico, adesso ve la fanno in pubblico. In pubblico. Il Parlamento, che era questa mattina sul giornale, che vuole giustificare adesso, riconoscere famiglia, anche due che convivono senza neanche il matrimonio civile. Ma quella è fornicazione, quello è, diciamo, il libero amore. E San Paolo, nessuno vi inganni, nessuno vi inganni, perché oggi cos'è? Non si considera più niente, e invece è peccato gravissimo la fornicazione.
San Paolo quante volte lo dice, tu dice dai il corpo è come consente mettere Gesù Cristo assieme a una prostituta, tale e quale. Ah, ma noi ci vogliamo bene, ma non siete marito e moglie. Se tu guardi il desiderio hai già peccato nel cuore. Allora, basta il desiderio, no, pure fare atti, ma spiegatelo ai vostri figlioli e alle vostre figliuole. No, quando li vedete per la strada, ma sono peggio dei cani. Li vedete nelle stazioni, a me capo, sono là, si baciano, ma non è il bacio, quello è già. Fanno, quello è il principio del rapporto, il bacio che fanno in pubblico nelle stazioni, e lì è già comunicazione, è principio di rapporto, peccato gravissimo. Non è bacio, è fornicazione, atto impuro, incompleto, ma atto impuro, e ogni atto impuro è peccato mortale, intrinsecamente tale. Ecco allora, vedete come possono essere i peccati. Naturalmente i peccati dopo bisogna riconoscerli. Quando vado a confessarli, quando gli dico, devo dire, Signore, riconosco che ti ho offeso, perché ogni peccato è offesa di Dio, è ribellione a Dio, è disprezzo di Dio, è malizia infinita. È il pentimento, la conversione l'ho riconoscendo la malizia di questi atti. Così allora io mi ravvedo, così mi converto a Dio e detesto il male. E la confessione non è buttare dentro la spazzatura i peccati, là, come si fa ogni mattina che si butta dentro la spazzatura. E bisogna cambiarli, bisogna finirli, bisogna non commetterli più. Allora ho la conversione, allora ho il ravvedimento, allora ho la riforma della mia vita. È questa, quella a cui ci chiama Gesù Cristo, quando ci chiama la penitenza e la conversione. È questo il senso profondo della penitenza che è venuta a domandare la Madonna su questa terra, in questo secolo, ci chiama continuamente alla penitenza, al ravvedimento. E quindi questa è la nostra salvezza. Allora durante gli esercizi, adesso facciamo un esame della nostra vita profondo. Cosa devo andare in cerca? Io mi son confessato bene, ho fatto l'esame bene della mia vita, gli ho detto bene i miei peccati, li ho riconosciuti bene, me ne sono pentito, ho cercato di detestarli davanti a Dio. Ecco, se ci troviamo che siamo dentro i peccati, dobbiamo fare la confessione fatta bene. Se ci troviamo che siamo deboli, allora il Signore dice, domandati che io ti cavo fuori dai peccati, basta che tu mi domandi aiuto. Ecco lo scopo dell'esercizio. E così ci siamo fermati a considerare il più grande nemico dell'anima nostra, quello che può distruggerla e annientarla, contro il quale noi dobbiamo orientare tutte le nostre forze, buttare via il peccato dall'anima nostra, il peccato grave prima di tutto. Dopo neanche ci fermiamo a parlare dei peccati veniali, perché quei lì, dei peccati veniali, se non stiamo attenti, è seminata tutta la nostra giornata. Ma non pensiamo che il peccato veniale sia così un peccato di poco conto, ma in più, perché si dice veniale, se c'è una parola sbagliata nel catechismo, nella spiegazione dei peccati, è mettere vicino al peccato, diciamo, che non è grave, ma che è ancora disobbedienza alla legge di Dio, non in materia grave, metterci vicino il nome di veniale, che rende, non rende l'esatta l'idea. Non è peccato di poco conto la mormorazione, la critica, la superbia, l'aversione, l'antipatia che si può nutrire verso il prossimo, la bugia, non sono peccati di poco conto, l'invidia, la gelosia, non sono peccati da poco. Perché? Perché quando io ho l'abitudine a questi peccati, blocco tutto, l'anima mia non va più avanti, perdo meriti a non finire. È il Signore che vorrebbe di farmi di diventare buono con la sua grazia, io lo cambio. Ferisco l'anima mia, ecco, sono peccati che ferisco, non la uccido, ma la ferisco. Non mi rendono calato, perché quando io faccio il peccato mortale perdo l'amicizia con Dio e divento un morto. Questi mi rendono come un lebroso. Pensate voi che mi presenti davanti a Dio come un lebroso, questo mi fa il peccato veniale, l'amor proprio, l'orgoglio, l'ambizione, la vanità. Fare per essere visti, perso tutto perché è peccato veniale. La vanagloria, vi ricordate Padre Dio, la vanagloria? È un peccato proprio nostro, di noi che andiamo in chiesa. Se facciamo per essere visti, perso tutto. Non solo, ma dopo offendiamo anche Dio.
Vi ricordate gli apostoli che si vantavano davanti al Signore? Signore, anche i demoni ti ubbidivano. Allora il Signore, io ho visto quella superbia di cui Gesù Satana precipitare dai cieli. State attenti. E dopo, naturalmente, le avversioni infamibili, i contrasti, non c'è logico. Ma sa, il pensiero che va sempre a pensare ai difetti degli, ecco le antipatie. Sono peccati veniali contro la carità. E dopo le bugie, e dopo le mormorazioni, mamma mia, quanti! E le impazienze, i lamenti, vedete? E trascurare, essere così trascurati, allontanare i pensieri in tutti. Sto davanti alla televisione e mi fermo là a guardare, non è che faccia peccato, capito? Ma sto là. E però io sono cristiano e la mia fede mi dice, guarda, non guardare queste cose, e sto là ancora. E sono trascurato, e insomma non è che sono pronto a allontanare. Questi sono tutti peccati veniali, sono disubbidienze, noi in materia grave, ma sempre alla legge di Dio. Finché sono nei peccati veniali volontari, non mi sposto di correggermi, io mi trovo in uno stato che si chiama la tiepidezza. Vedete qua, qui è tiepidezza. Finché sono attaccato anche a un solo peccato veniale, io sono sempre tiepido. Allora il Signore dice, guarda che mi fai fastidio fino al vomito. Qua mi manda all'inferno, vai via maledetto al fuoco eterno. Qua mi dice, guarda che mi fai vomito. Quindi quando noi andiamo in chiesa, e quando andiamo a ricevere, quando la Madonna si è fatta vedere nel 1876 a Pellevoisin in Francia, di cosa è che ha parlato? Della tiepidezza con cui noi cristiani andiamo a ricevere la comunione. Ma 100 anni fa, prima di andare a fare la comunione, si confessavano anche 3 volte. Prima di andare a fare la comunione, 3 volte anche. E dopo, quando si erano confessati, si diceva, beh, adesso puoi andare a fare la comunione. Pensate adesso. E dunque, quando io mi levo via dai peccati veniali volontari, mi restano i peccati veniali involontari. Allora qui siamo alla semitiepidezza, a metà. Capite? I peccati che sono quando, per esempio, non so, mi scappa una piccola parola, capite, una piccola impazienza, senza che me ne accorga, così, involontario. Però, ecco, io se arrivo qua, vedete, se arrivo a questo punto, allora comincio a essere santo. Veramente comincio a essere santo. Questi no, non sono con la santità. Qui si comincia, vedete, tiro via il peccato mortale, ora comincio. Ma per arrivare avanti, bisogna che arrivi almeno qui. E per arrivare a questo punto, cioè, peccati veniali, capite, di leggerezza, di fragilità, vanno con la santità. Allora qui a questo punto faccio un passo un po' più avanti, arrivo all'otto, sapete dove sono? Sono al fervore. Ecco, allora comincio a piacere al Signore. Bisogna che arrivi al fervore. Questo è quello che l'anima fervente. E com'è che io alimento il fervore? Se ti metto dentro il fuoco, dentro, bisogna che ci sia il fuoco. E com'è che alimento il fuoco? Se ho poca legna, ho poco fuoco. Se ho tanta la legna, qual è la preghiera? Allora vedete da questo punto a che punto sono io, a che punto sono? Sono nel peccato mortale? Sono tiepido? Sono nella semitiepidezza? Sono nel fervore? Ecco gli esercizi. A che punto sono? Quanto devo fare ancora di lavorare? Quanto lavoro? Perché se io mi metto con impegno e lavoro, tutti possiamo arrivare al fervore. Anzi, possiamo andare ad arrivare al 9, sapete? Quando siamo al fervore, c'è un altro punto, capite? Allora qui siamo alla perfezione quando siamo qua. Qui allora, perfezione anche. Capite? Perfetti. E Gesù Cristo ci vorrebbe perfetti. Quando si dice perfetto, allora cosa arriva a questo punto? Non ci sono più peccati mortali, non ci sono più peccati veniali, neanche i leggeri, neanche quelli, capite, così citati. E qua, queste qua va anche con le imperfezioni. Le imperfezioni. Per esempio, cos'è l'imperfezione? Supponiamo che stamattina io posso stare a letto, non faccio mica peccato se non vado a messa in giorno per gli altri. Però potrei andare, non vado. Non sono generoso, ecco un'imperfezione. Quando io sono generoso in tutto, faccio tutto quello che posso fare, ecco, tiro via anche le imperfezioni, sono perfetto. C'è un passo ancora più grande, sapete qual è?
Ecco, se io arrivo al 10, allora sono santo. E i santi sono arrivati al 10. Possiamo arrivare tutti. Ci siamo capiti qual è la scala? A che punto mi trovo io? Vedete voi, perché io non so il vostro punto. Ma ognuno esamini se stesso. E veda, ognuno può arrivare a essere santo. E il Dio di San Paolo, guardate, tutti di San Paolo, siete chiamati a essere santi e immacolati. Ma per arrivare là, è quel lavoro che bisogna fare. E dopo la lode, allora sentite, Santa Margherita Maria, San Girolamo, Padre Pio, San Antonio, San Don Giovanni Calabria, capito? Io che mi ho portato via una lettera di un giovane che mi ha scritto l'altro giorno. Ieri sera l'ho letto. Un giovane di lì, il medico mi ha detto che devo parlare della vita. E io dice, non faccio nessun lamento, non mi lamento. E sono disposto a offrire a Gesù la cecità perché il sacerdote e il teologo abbiano giudice. E sapete qual è il programma di questi giovani? Sapete a che punto è arrivato questo giovane? Il suo programma è qua. E qual è il suo programma? È questo. Dice Gesù, il suo programma è questo. Sempre più vittima. Allora, quando uno è arrivato qua, può dire mi offro vittima. E Padre Pio? Padre Pio era qua. Ma qua, chi gli andava dietro? E Gesù Cristo gli diceva, trovami vittime, ma per arrivare vittime bisogna arrivare qua. Vedete quanto lavoro bisogna fare? E allora vediamo, quando facciamo gli esercizi, ci vediamo che siamo miserabili, ma io ho detto, se ti trovate un miserabile negli abissi dei peccati, gli esercizi sono per cavarti fuori dei peccati e poter arrivare, bisognerebbe finire gli esercizi e arrivare alla santità. Il programma che andiamo avanti. Se non ci riesce, se non abbiamo lavorato abbastanza, confondiamoci davanti a Dio. Se lo preghiamo, Dio per ognuno di noi ha tanta grazia quanta c'è necessaria di essere santo. E vedremo nell'altra vita che a noi erano preparate grazie, che i santi non hanno avuto e che Dio aveva preparato per noi. Se non le abbiamo avute, la colpa è stata nostra, la nostra imposizione. Domandiamo alla Madonna che ci dia il ravvedimento e l'impegno a camminare per la santità. Sia lodato. Ave Maria, piena di grazia, Signore.